Salve a tutti cari amici, vi do il benvenuto sul canale Assi e Bilancieri. Io sono Mario Balì e oggi, dopo un po' di attesa, un po' di anticipazioni, vi rivelo il mio orologio, l'All Diver, che vedete qui alla mia sinistra. Un orologio che è stato presentato ufficialmente alla Fiera di Orologico 2023 a Gorgonzola, ma che naturalmente non avete potuto vedere tutti quanti. Innanzitutto desidero ringraziare lo staff di Orologico che mi ha permesso di essere presente lì e di esporre il mio orologio per mostrarlo alle persone. È piaciuto molto, non è una novità assoluta, ma ci sono alcuni punti che ho curato personalmente con l'azienda che in pratica lo produce. Parliamo di un diver, parliamo di un 38 mm con vetro zaffiro, parliamo di un 200 metri, parliamo di due nomi molto particolari per le due versioni. Abbiamo il nero che si chiama Piperno e abbiamo il blu che si chiama Sodalite. Prima di andare avanti con la descrizione e la recensione dell'orologio, voglio raccontarvi la nascita di questi due nomi. Dovete sapere che io sono nato nel 1979 a Castellammare di Stabia, una cittadina ai piedi del Vesuvio, dove il mare e questo gigante che per il momento sembra rimanere buono sono praticamente parte giornaliera e quotidiana di ogni paesaggio, di ogni scatto, di ogni sguardo. Chi come me è nato in una cittadina di mare sa quanto questo è importante per la popolazione, sia perché alcuni vivono di mare, sia perché alcuni lavorano con il mare, e sia perché molti, anche quando hanno dei problemi, degli sbalzi d'umore, per loro basta semplicemente andare in riva al mare, osservare il moto ondoso, contemplare la vastità di questo gigante per sentirsi subito meglio. Quindi, volente o nolente, il mare ha un ruolo fondamentale. Quando poi si vive in una città dove questo vulcano gigante, questo vulcano pericolosissimo, diventa qualcosa di amichevole, diventa qualcosa di quotidiano, ecco che determinati nomi sono molto familiari. Il Piperno, che veniva chiamato anche Peperino, è una roccia vulcanica litificata, ricca di silice e molto molto dura. Pensate, è una roccia inattaccabile da parte degli agenti esterni e quindi veniva usata particolarmente per rivestire le facciate dei palazzi più importanti, le pedate dei gradini, perché in pratica è eterna, e anche le strade. È una roccia talmente dura che, pensate, quando la estraevano nelle cave dovevano già estrarla a blocchi quasi pronti all'uso, perché era impossibile da estrarre in quantità maggiori. Mentre la sodalite, questa pietra blu, che non è particolarmente difficile da estrarre, ma è difficile nel percorso di lavorazione, è un'altra pietra vulcanica. Infatti la sodalite è una pietra con colori grigio tendente al blu che ha bisogno di tantissime lavorazioni, tantissimi passaggi per raggiungere un blu molto intenso che molto spesso la fa assomigliare al lapis. Ma facciamo una cosa, andiamo direttamente sugli orologi e andiamo a vedere le caratteristiche, quello che ho voluto per personalizzarli e poi infine vi dirò la loro dotazione. Andiamoli a vedere insieme. Come vi ho detto all'inizio, nell'introduzione del video, una persona legata al mare come me poteva soltanto concepire un diver come primo orologio. Il diver è nato in pratica circa un anno fa, nel senso che ho contattato questa azienda cinese, ci tengo a dirlo, che lavora in una maniera incredibile, impeccabile, circa un anno fa. Mi hanno proposto vari scenari per quanto riguarda la realizzazione di un orologio, a partire da quello che poteva essere un field watch, un orologio militare, per finire un dress watch. Alla fine la mia scelta è caduta su un diver. Il diver che loro mi avevano proposto però aveva delle caratteristiche molto differenti rispetto all'All Diver pensato da me. In effetti era un 40 mm di diametro, sempre con la corona a vite protetta da cornini, protetta da spallette, una ghiera girevole in ceramica e un vetro zaffiro piatto. A quel punto ne è nata una trattativa, numerose videochiamate, numerose email, numerosi messaggi via WhatsApp per definire quello che sarebbe stato l'orologio. Alla fine loro mi hanno mandato un file, per così dire, bianco, un foglio bianco, dove disegnare il mio orologio, tenendo conto naturalmente delle casse che loro avevano in catalogo. Ci tengo a dire subito che progettare una cassa ex novo, per dimensioni,
per forme, per fattezze, è una cosa che richiede molto dispendio di risorse anche economiche. Quindi ho preferito optare per un progetto che loro avevano già in catalogo come cassa e modificarlo secondo quelle che erano le mie esigenze e i miei gusti. Come vi dicevo, loro partivano da un diametro di 40 mm e ho optato per un diametro di 2 mm inferiore, quindi 38 mm. Ho scelto un diver senza data, perché secondo me il diver deve essere puro, deve essere uno strumento da immersione, e poi ho scelto la ghiera in alluminio perché credo che si sposi meglio con le fattezze di un diver che vuole omaggiare i più famosi diver d'epoca. Innanzitutto la prima scelta cromatica è stata piuttosto semplice, il nero. Era un colore che loro avevano già a catalogo. Insieme abbiamo scelto soltanto il punto di colore degli indici, che come notate non sono proprio gialli, ma sono leggermente virati verso il rosso. Questo per dare una connotazione ancora più d'epoca all'orologio. Il vetro inizialmente doveva essere piatto, ma ho scelto un vetro bombato zaffiro da 3 mm. Loro proponevano un vetro con un solo lato trattato con antiriflesso, io ho scelto un vetro con doppio antiriflesso, naturalmente perché essendo bombato la possibilità di avere dei fastidiosi riflessi e rendere meno visibile il quadrante sarebbe stata davvero concreta. Ho scelto anche un'altra strada per il mio diver, cioè quella di scrivere sia sul quadrante che sul fondello tutte le caratteristiche dell'orologio, quindi in effetti non c'è bisogno di aprirlo per vedere all'interno cosa c'è. Ho voluto scegliere la scritta del movimento, il fatto che l'orologio sia un diver a 200 metri, il fatto che l'orologio abbia un vetro zaffiro e la sua tiratura, fin anche il suo nome, che come potete notare trovate ad ore 6. Un'altra caratteristica che ho modificato insieme all'azienda che produce l'orologio è stato il punto di attacco della ghiera. Infatti quando l'orologio è stato presentato per la prima volta alla fiera di Orologico, in effetti chi lo ha toccato ha potuto appurare come la ghiera sia saldamente adesa alla cassa senza incertezze, non ha quell'effetto molla che a volte può capitare sui diver. Un'altra modifica che ho voluto apportare è nella finitura della parte inferiore della cassa, rifinita praticamente come le spallette superiori. In effetti loro proponevano una cassa lucida, che a me non piaceva, nella parte inferiore. Io ho proposto di riportare la stessa finitura eseguita con la cartatrice anche nella parte inferiore della cassa. Secondo me è un plus, perché sono zone dove nessuno va a guardare, visto che ce l'abbiamo appoggiato sul polso, ma che chiaramente alzano la qualità percepita dell'orologio. Un'altra cosa che caratterizza il mio diver è che la corona non è logata, si tratta di una corona liscia. È una scelta ben precisa, perché nel momento in cui dovesse rompersi e non avete la possibilità di portarlo in assistenza, di mandarmelo per quanto riguarda la sostituzione, potete benissimo comprare una corona di fornitura e avere ripristinata l'originalità dell'orologio. Quindi, visto che vendendo i vintage c'è sempre questa diatriba, corona logata, non logata, originale, non originale, ho preferito montare una corona liscia, anche perché incidere una A sulla corona o una A e B come il marchio dell'orologio non sarebbe costato poi tantissimo. Veniamo adesso alle sfere. Volutamente Mercedes e Gladio per ore e minuti, mentre una Lollipop per i secondi. Questa precisa scelta poi la vedrete, cioè ne capirete l'importanza nella parte finale del video, quando mostro la luminescenza dell'orologio, che è davvero fatta molto molto bene. Un'altra caratteristica dell'orologio che mi piace menzionare, che mi piace molto di questo diver, è senz'altro la sua dotazione, perché l'orologio, come vedete in foto, verrà fornito con un cinturino in antilope originale ANSA 20 mm fatto a mano in Italia, bellissimo, e con un cinturino per le vostre giornate estive, quindi un cinturino Tropic. Ci tengo a dire che in tutti e due i casi si tratta di cinturini di altissima qualità, con quelli Tropic forniti da One More Strap. Chi conosce questo venditore sa bene che su Amazon i suoi Tropic sono stravenduti e sono di un'ottima qualità. Infatti anche in questo caso, che ha avuto la possibilità di provare l'orologio a Gorgonzola, ha potuto vedere come questo tipo di Tropic, di cinturini Tropic che poi andiamo a vedere, dall'alto contenuto di aceto all'interno della miscela di silicone, li rendono particolarmente morbidi e durevoli e anche molto molto confortevoli. Ecco, qui vediamo qualche immagine ravvicinata dell'orologio
Io sono molto contento della qualità raggiunta, non mi aspettavo tale qualità, ma questa azienda lavora davvero molto molto bene. Adesso andiamo a vedere una caratteristica dell'orologio che come dire, tradisce un po' il fatto che l'orologio prima aveva una cassa da 40 mm e poi è stata praticamente ristretta. Come vedete, la lunetta sporge leggermente dal fianco cassa, soprattutto dal lato dove non c'è la corona, e questo permette, oltre al fatto di poter impugnare la ghiera in maniera più veloce e più agevole, anche una piacevole sensazione di asimmetria, un po' come erano i nostri vecchi cari Squail Medium. Sul fondello sono riportate tutte le scritte, notate la rifinitura satinata circolare del fondello che riporta la scritta Assi e Bilancieri, movimento automatico, il nome dell'orologio, della variante, il numero dell'esemplare, il fatto che la cassa sia in acciaio inossidabile e il vetro sia zaffiro. Come vedete le rifiniture sono di altissimo livello e quello che mi è piaciuto tanto di questo orologio è stato senz'altro l'effetto finale. Qui vediamo il blu sodalite che è davvero bellissimo secondo me. Io sono un amante del nero per i diver, ma questo blu sodalite davvero ha spaccato alla fiera di orologi, che è piaciuto quasi a tutti. Spero onestamente che i numeri non mi diano eccessivamente ragione, nel senso che spero che siano tutti e due gli orologi richiesti in egual modo, perché mi dispiacerebbe molto, perché anche sul netto è stato investito molto. Il quadrante blu non era un quadrante che loro avevano in catalogo, ma c'è stata una lunga serie di mail, di fotografie dalla palette di colori Pentuan, perché chiaramente ho dovuto guardare questa variante su più schermi, su più display, quello del computer portatile, quello del tablet, quello del cellulare, per poter avere un'idea precisa del colore. Il colore è un blu molto molto intenso, naturalmente anche la ghiera girevole, anche l'inserto ghiera è blu intenso, e gli indici siamo stati in grado di riportarli per quanto riguarda il colore alla stessa colorazione del nero. Vi assicuro che non è stata una cosa semplice, ma abbiamo dovuto fare diversi prototipi. Il blu è piaciuto molto, anche perché è piuttosto insolito trovare un diver con il quadrante blu, ma a me piaceva come colore l'idea di associarlo alla pietra di sodalite e in pratica l'ho fatto. Guardate anche il particolare della corona, la stessa lucidatura del fianco cassa, e secondo me è un orologio realizzato molto molto bene. Veniamo adesso al movimento, il conosciuto arcinoto NH38. Perché ho scelto l'NH38 anziché l'NH35? Si tratta sostanzialmente dello stesso movimento, soltanto che l'NH38 è senza data. Questo per evitare assolutamente la spiacevole sensazione di tirare la corona ad un primo scatto e rendere questo primo scatto inutilizzabile. L'NH38 è un movimento estremamente affidabile, preciso e in caso di malfunzionamenti facilmente manutenzionabile e, male che vada, facilmente sostituibile con poca spesa. Perché non ho scelto un movimento più spinto, tipo Miota 9015 serie 9000 oppure Sellita SV200, per cercare di rimanere entro un prezzo accettabile? Perché in effetti se avessi fatto un orologio che sarebbe costato molto più del Piperno e del Sodalite, avrei avuto il rischio concreto di fare flop, mentre invece io voglio che tutti possano avere questo diver per apprezzarne le qualità, perché sono davvero tantissime: l'allineamento della ghiera con gli indici, la fattezza del quadrante, il materiale luminescente, tutto è fatto bene con un occhio ai costi, ma non con un occhio ai costi lesinando, con un occhio ai costi per avere la possibilità di avere un ottimo rapporto qualità-prezzo, o meglio il migliore rapporto qualità-prezzo che potevo assicurarvi. Davvero, guardate che rifinitura, guardate che bello, anche l'inserto ghiera è fatto in una maniera incredibile, molto precisa. Io sono rimasto veramente stupito dalla qualità di questo orologio. Qui lo vediamo nel suo habitat naturale, il mare, con i Tropic che vi dicevo di One More Strap. Sul nero in effetti ho montato un cinturino rally in silicone, sul blu ho montato un cinturino praticamente Tropic sempre in silicone. Naturalmente è possibile avere anche la versione Tropic anche per il nero, soltanto che una punta di colore, una punta di marrone leggermente diversa. Questo mi piace di più perché è un marrone scuro, un marrone caffè, mentre l'altro è un marrone cioccolata. Però vi assicuro che entrambi gli orologi sono davvero molto molto belli, e con questi cinturini particolarmente si sposano in una maniera incredibile.
Ricapitoliamo adesso le informazioni dell'orologio. Allora, abbiamo detto abbiamo una cassa in acciaio AISI 316L, una ghiera girevole a 120 scatti con inserto in alluminio, una corona e il fondello a vite, un vetro zaffiro bombato da 3 mm con doppio antiriflesso, un quadrante a pallettoni, le sfere Mercedes, Gladio e Lollipop, i cinturini scelti sono due che vi arriveranno naturalmente, Tropic e Antilope, un'impermeabilità testata a 20 atmosfere e il movimento Seiko NH38. Vediamo adesso le dimensioni dell'orologio. Il diametro è di 38 mm, un lug to lug di 47,5 mm, quindi un diametro davvero molto compatto, uno spessore di 14,8 mm e un'ansa che alloggia un cinturino da 20 mm. Andiamo a vedere un'altra caratteristica che per un diver è molto importante, e cioè la luminescenza restituita quando esposto ai raggi ultravioletti, alla luce. Gli indici e le sfere sono trattati con Luminova, anche il dot ad ore 12, e il tutto restituisce una luminosità molto molto accesa che dura nel tempo. Anche questa è stata una piacevole sorpresa, perché l'aver pigmentato leggermente gli indici con una punta di rosso, insomma, pensavo che l'efficienza fosse minore, invece è totalmente ripagata. Per la scatola ho pensato a qualcosa di assolutamente pratico, senza troppi fronzoli, anche perché l'azienda mi aveva proposto altre scatole più lussuose, ma queste avrebbero fatto lievitare ingiustamente il prezzo dell'orologio. Quindi ho pensato ad una scatola a forma di astuccio, imbottita sui due lati, che ci permette di portare con noi i nostri orologi. Quante volte è successo di dover portare un orologio in vacanza, per esempio, oppure durante un viaggio, e dover acquistare un'ulteriore pochette, un'ulteriore scatola per poterlo portare con noi, visto che magari la scatola, nelle intenzioni del venditore, nelle intenzioni del produttore dell'orologio, doveva essere il biglietto da visita. Questo orologio si presenta con un'estrema semplicità, il suo obiettivo da visita è la semplicità e la praticità, perché così l'ho voluto, quindi anche la scatola segue questo filo logico, questo percorso. È una scatola che ci permette di tenerli protetti, è una scatola che se dovesse cadere, subire un urto, proteggerebbe l'orologio in una maniera accurata, in una maniera impeccabile, ed è una scatola facilmente trasportabile. Nel kit della scatola troverete un levaanse per poter in effetti cambiare il cinturino velocemente, la garanzia e un pannetto di pulizia per il vetro, oltre naturalmente all'all diver, al cinturino in antilope e al suo cinturino sostitutivo Tropic di One More Strap. Adesso veniamo alla nota dolente, il prezzo dell'orologio. Più volte in live ho detto che l'orologio sarebbe costato meno di 500 euro e credo di aver mantenuto la promessa e di essermi tenuto molto al di sotto di questa cifra. L'all diver, compreso di spedizione e di due cinturini, di cui uno artigianale italiano in antilope e un altro Tropic di One More Strap, viene a costare 379 euro spedito. Per poterlo acquistare basta andare sul sito assibilanciri.com, prenotarlo, pagarlo, e i primi 50 esemplari avranno la possibilità di essere consegnati in un tempo di circa 60 giorni. Bene cari amici, come avrete senz'altro visto dal quadrante, le due versioni, quindi il Piperno e il Sodalite, saranno disponibili, saranno prodotti in 100 esemplari numerati. Questi sono i primi due del lotto. Da ora in poi, da oggi in poi, dalla uscita di questo video, li troverete sul sito assibilancieri.com. Li potete prenotare e potrete anche opzionare, tramite un messaggio, tramite una mail che vi lascio in descrizione, un numero in particolare. Se per esempio siete legati ad un numero, faccio un esempio, siete nati come me nel 79 e volete l'esemplare numero 79, no, basta dirlo, chiaramente ne saranno disponibili soltanto uno per ogni variante cromatica, però c'è questa possibilità di far incidere il proprio numero sul fondello dell'orologio. Quindi chi è nato nel 79 avrà l'esemplare numero 79, chi è nato nell'81 l'81, insomma, questa è una mia idea che però talvolta coinvolge molti appassionati di orologi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'orologio vi piaccia. Trovate poi tutte le informazioni e ulteriori descrizioni, se per caso vi sia sfuggito qualcosa, sul sito assibilancieri.com. Io vi ringrazio, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, a cliccare like e a lasciare un commento.
Noi ci vediamo molto presto per altri interessanti contenuti video e io vi ringrazio per avermi seguito. Ciao a tutti! Yeah.